Ciao a tutti gamer e benvenuti in questo nuovo video su The Legend of Zelda Link's Awakening. Mi raccomando ragazzi, massimo supporto per il nostro piccolo amico Link, che dovrà anche oggi affrontare tanti pericoli. Ok ragazzi, in questo episodio andiamo a imparare una nuova canzone per il proseguimento di questa nuova avventura di Link. Andiamo a prendere una nuova arma, cioè il boomerang, che è un'arma veramente overpower, l'arma più forte del gioco. Dopo ve lo dimostro. Poi andiamo anche a prendere la chiave per il prossimo dungeon, che faremo nel prossimo episodio ovviamente, perché sennò diventa un episodio da un'ora. Ok, dovrebbe essere da queste parti qua. Ok, perfetto, distruggiamo questo mostro, grazie mille. Ok, muori, grazie mille. Equipaggiamo il nostro rampino. Questa è la parte della mappa dove c'è l'enigma e dove si possono trovare le canzoni. Ok, eccoci qua ragazzi. Leggiamo il cartello, cosa ci dice, esaminiamolo. Questo è il primo cartello, per di qua. Ok, bisogna andare verso in basso. Verso in basso dovrebbe essere questo, preciso. Ok, per di qua a destra. Ok, restiamo subito nella zona, nella direzione del cartello. Poi per di qua verso in basso. Ok, dovrebbe essere questo per forza di cose. Tanto voi morite, grazie mille. Aia, fa malissimo, muori. Poi per di qua a destra. Ok, molto bene. Dammi la rupia, grazie mille. Ok, usiamo il rampino. Questo lo distruggiamo. Qua cosa mi dice? Per di qua verso in alto. Ok, usiamo sempre il rampino. Ok, molto bene, nice. Sinistra per di qua. Ok, questo qua non è, dobbiamo andare qui. Forse questo è l'ultimo. Scopriamolo insieme. Esaminiamolo. Bene, ce l'hai fatta. La tua ricompensa è da questa parte, a destra. Oh, ok ragazzi, ci sono le scale. Come vedete ragazzi, non è difficilissimo come enigma, ma è facile sbagliarsi. Dunque state attenti quando fate questo enigma. E qua in teoria ci dovrebbe essere la canzone. Ok, c'è anche il rospo, perfetto. Gra gra. Sono proprio io, Wart, il cantante più famoso dell'isola. Sei venuto qui per sentire il mio soul? Gra gra. Ma certo che ti accontento, però ti avverto, io e il mio complesso costiamo cari. Che ne dici di 300 rupie per una canzone a fare fatto? Va bene, Wart, va bene. Sentiamo cosa ci canta di bello questo Wart, questo rospo. Bellissimo, ragazzi. Secondo me questa è la canzone più bella di questo gioco, eh. Bellissimo, raga. Chissà cosa ci darà da fare con questa canzone qua. Cosa riusciremo a fare? Sono veramente molto curioso. Un bel pollicione in su per questa nuova canzone di Wart. Grazie, grazie, sei un pubblico meraviglioso. Non si fanno bis. Grrr. Abbiamo imparato una nuova canzone. Hai imparato il soul della rana. La sua melodia ti tocca le più profonde corde dell'anima. Anzi, sei sicuro che riuscirebbe a ridare un'anima anche a chi non ce l'ha più. Ok, perfetto ragazzi. Vi ricordate nell'episodio precedente, forse ancora quello prima ragazzi, che mi avevano detto che si poteva spostare la statua del gallo che c'è nel villaggio Mabe? Ebbene sì ragazzi, adesso possiamo, visto che abbiamo anche il braccialetto che ci fa spostare tutte le cose anche più pesanti. Dunque, equipaggiamolo subito con il Mambo di Mambo. Ci teletrasportiamo al villaggio Mabe, che voglio spostare la statuetta del gallo. Sempre del villaggio Mabe, ovviamente. Che sono veramente curioso. Prateria o Cucu, mi teletrasporto lì subito, immediatamente, come se non ci fosse un domani. Che sono curioso di quello che può succedere spostando la statua del gallo, ragazzi. Perché dicono che bisogna farlo e noi lo facciamo. Visto che comunque mi hanno detto anche che si può spostare, dunque sono curioso di farlo. Dunque andiamo qua, villaggio Mab, eccoci qua. Esaminiamo, qui riposa il gallo volante. E come è stato detto prima dal nostro amico Wart, il rospo che ci ha dato la canzone, possiamo forse riportare in vita qualcuno? Può darsi che sia questo gallo? Qui riposa il gallo volante. Sono curioso ragazzi, io ci provo. Ah, ok ragazzi, wow, lo sapevo, nice. Me lo immaginavo, me lo immaginavo, ragazzi. Era un po' scontato, devo essere sincero. Ok, qua c'è un cadavere. Non c'è niente, non si può fare niente. Ok, proviamo a suonare la canzone del soul della rana. Ok, mettiamolo subito, equipaggiamolo e let's go. No, raga, wow, bellissimo. È l'anima che entra nel corpo del cadavere, che dovrebbe essere del gallo, ovviamente. Non ci credo! Dai, raga, bellissimo. Abbiamo riportato in vita il gallo. Sembra anche molto amichevole. Deve essere rimasto contentissimo.
Anch'io, ragazzi, è bellissimo. E qua per volare, per fare qualcosa? Solleva. No, ragazzi, non ci credo. Si può volare su Zelda, bellissimo. Non ci credo, ragazzi. Perché comunque questo gallo, ragazzi, ci serve tantissimo. Perché dobbiamo andare nel prossimo episodio a fare il nuovo dungeon, che si trova in questa parte qua, dove ci ho messo anche il segnalino del cuore. Dunque, ragazzi, ci devo andare per forza. Per andare nel nuovo dungeon bisogna entrare da questa parte qua, della grotta dove siamo sempre entrati. Ma prima devo fare un'altra piccola robetta, perché voglio prendermi il boomerang, come ho già detto nell'inizio dell'episodio. Ok, ragazzi, mi sto dirigendo verso la spiaggia del villaggio Mabe per andare a prendere il boomerang. Ma prima devo farmi una piccola sosta per andare a prendere uno strumento essenziale per prendere il boomerang, cioè la lente di ingrandimento, che comunque l'andate a trovare dove vedete la statua della sirena. Qui la dovete spostare mettendoci la scaglia della sirena che trovate qui in mezzo, dandoci la collana dove la prendete con uno scambio con la lenza, quella da pescatore, qua sotto al ponte. Uno scambio veramente gigantesco per arrivare a prendere la lente di ingrandimento. È uno scambio veramente lunghissimo, ragazzi, perché la sirena vuole la collana. La collana viene data dal pescatore che è sotto al ponte, ma vuole la lenza. E la lenza ve la dà la signorina che è qui, che vuole in cambio una scopa al villaggio degli animali, ragazzi. Uno scambio veramente lunghissimo che ho fatto in questo momento, ma non ve l'ho fatto vedere, come già detto prima, perché è veramente uno scambio lunghissimo e forse anche un po' noioso da far vedere. E adesso mi sto dirigendo verso il villaggio Mabe, sulla spiaggia precisamente, perché bisogna avere la lente di ingrandimento. Voi praticamente andate nella statua e la spostate. E lì dentro c'è un piccolo dungeon senza mostri, senza niente di che. Inizialmente ci sono i mostri invisibili. E lì vi dà subito la lente di ingrandimento, che poi dopo vedete ci sono i mostri che li notate subito nello schermo. Ok, dovremmo essere arrivati. Perfetto, questa è la grotta, ragazzi. Ve la faccio anche vedere per chi non l'ha mai vista o per chi l'ha persa di vista. È proprio qua, ragazzi, è una grotta nascosta che la potete buttare giù con una bomba. Entriamo e guardiamo quello che succede, perché inizialmente senza la lente, ragazzi, non vedete... Ok, finalmente! Inizialmente, ragazzi, senza la lente di ingrandimento non riuscite a vedere tutti i particolari di questo gioco. Comunque vi consiglio sempre di andarla a prendere, questa lente. Ok, guardiamo quello che bisogna fare, parliamo, anzi, mettiamo un attimino la pala nella X, perché per fare lo scambio con il boomerang devo rinunciare una tra le cose che ho nell'inventario, cioè Y o X. E visto che la pala non mi serve a niente praticamente, poi dopo la possiamo ricomprare in un secondo momento, e visto che la uso veramente pochissimo, posso dargli uno scambio con la pala. Sulla spiaggia ho trovato una bella cosa. La baratto con quello che è segnato a X o a Y. Dunque, io seleziono X, guardo il joystick per non sbagliare. Se vuoi, premi X o Y e facciamo lo scambio. Se non ti va, premi B. Noi facciamo lo scambio con X, con la pala, affare fatto. Se rivuoi indietro questa cosa che mi hai dato, torna da me e se ne parlerà. In cambio di uno degli oggetti che avevi, hai ottenuto il boomerang. Tanta roba, ragazzi, finalmente. Adesso vi faccio vedere anche che è veramente overpower. Guardiamo quanto costa un attimino ricomprare la pala, che sono curioso. Parliamoci. Se vuoi questa pala te la posso vendere. Che ne dici di 300 rupie? 300 rupie sono veramente tantissime. Sinceramente la pala non mi serve granché, massimo se mi serve la verrò a ricomprare certamente, no, non mi serve. Da qui in poi il tuo cammino sarà ancora più pericoloso, ma la tua meta è prossima, devi solo recarti ad est e a ovest di queste montagne. Per prima cosa dirigiti alla torre a est. Ragazzo, il destino di Koholint è nelle tue mani, sia propinqua il risveglio del pesce vento. Dai così, ragazzi, siamo sempre più vicini alla fine di questo meraviglioso gioco, di questa meravigliosa avventura con Link. Ci riuscirà a ritornare a casa? Chi lo sa, ragazzi, bisogna seguire questa serie. Ok, ragazzi, siamo arrivati nel punto di prima, siamo sempre sul Monte Taltal, ovviamente. Sto ritornando al punto di prima dove ci siamo, diciamo, dispersi dall'altra parte della mappa e non era mia intenzione. Allora, praticamente bisogna andare sempre tutto dritti. Qua sulle scale ci siamo andati prima e ci porta verso l'altro dungeon di fuoco. Ma noi dobbiamo andare in verso questo dungeon. Dunque andiamo dentro alla grotta. Eccola qua, ragazzi, con tutto il suo splendore. Hai ottenuto la chiave dell'aquila. Perfetto, ragazzi, perfetto. Riprendiamo il nostro bel gallo e ce ne ritorniamo dall'altra parte e andiamo verso il dungeon della torre dell'aquila, che faremo naturalmente nel prossimo episodio.
Ok ragazzi, siamo arrivati alla Torre dell'Aquila. Naturalmente lo faremo nel prossimo episodio, ragazzi, perché questo episodio è stato veramente ricco di contenuto. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video in questa nuova serie di The Legend of Zelda Link's Awakening. Grazie mille veramente per tutto il supporto, dal primo fino all'ultimo. Grazie ragazzi, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao gamer!